realizzare all'interno di ambiti territoriali specifici che andremo a vedere e in settori abbastanza specifici, ma anche lì interpretati a maglie molto larghe. Il progetto è stato scritto insieme al Servizio per i Giovani e all'Educazione del Comune di Bologna, insomma giovani, e anche come città metropolitana siamo parte, insieme in aggregazione anche all'Unione Aprino Bolognese, Unione Savena Indice e Unione Renana di Samoggia, per cui siamo all'interno dell'Unione Renana di Samoggia, quindi di Samoggia, che è partner del progetto. E per quanto riguarda le attività che sono incluse nel progetto, sono il potenziamento degli sportelli di progetti di impresa, come abbiamo visto prima, quindi tutta la rete degli sportelli grazie al progetto beneficerà di aggiornamento, potenziamento, quindi forze maggiori per realizzare più attività sul territorio nei confronti dei cittadini, per far meglio comprendere ai cittadini che esiste questo servizio, come accedere a questo servizio e tutte le opportunità che il servizio progetto di impresa offre. Favorire anche lo sviluppo di nuovi sportelli territoriali e creare eventi formativi anche con i giovani nelle scuole, più che altro per quanto riguarda un'attività di educazione all'imprenditorialità e oggetto del bando che è in scadenza il prossimo 19 luglio, fa uscire un bando per selezionare 15 idee di impresa. Vogliamo anche contestualmente creare un network con giovani imprenditori e imprenditrici, avvicinarli ai servizi che anche la pubblica amministrazione, come progetti di impresa, come anche i servizi che abbiamo visto nei progetti speciali, offre nei confronti di chi vuole avviare nuove attività imprenditoriali sul territorio metropolitano, e tutto concluirà successivamente in un evento finale durante il quale le persone che partecipano potranno raccontare il loro progetto, come è nato e come è stato definito grazie al percorso di accompagnamento, ad una platea di referenti istituzionali, incubatori, istituti di credito che noi inviteremo per fare, diciamo, l'evento con il finale conclusivo del progetto. Gli ambiti di sviluppo imprenditoriale, come dicevo prima, sono turismo, attività artigianali, artistico tradizionali e gestione di eventi dal vivo, che siano in linea con le vocazioni territoriali delle unioni di riferimento, perché quando abbiamo scritto questo bando abbiamo chiesto alle unioni quali sono gli ambiti imprenditoriali su cui bisogna, si può puntare un giovane nel vostro territorio per avviare attività imprenditoriali, e ci hanno risposto questi tre ambiti che noi interpretiamo a maglie molto larghe. Ad esempio, stavo collocando un ragazzo di Casaletto che vuole avviare un'attività di commercio, abbigliamento per motociclisti sulla Fruta, per cui è interessato al bando, mi fa, ma non penso che il mio sia un progetto che rientra all'interno degli ambiti di sviluppo, però io l'ho invitato a riflettere sul fatto che comunque il suo è un servizio che potrebbe servire i turismi, i turisti che vanno in motocicletta in Appennino, che magari arrivano su, perdono un guanto, hanno bisogno di un pezzo di ricambio, di qualcosa, per cui il suo esercizio commerciale potrebbe essere d'aiuto a questa parte di turisti, per cui rientrare nell'ambito turismo. Per cui tante tipologie di attività che a primo acchito magari non sono proprio aderenti a questi ambiti, se avete qualche dubbio chiamateci, vediamo insieme come eventualmente potervi far rientrare all'interno, perché come vi ho detto sono ambiti molto, in maniera molto ampia, veramente molto molto ampia. Il partenariato sono associazioni di categoria che sono insieme a noi in questo progetto, Ascol, Esercenti, CNA, Cooperative, Area Prossima, Kilowatt, con anche due partner aderenti che sono il Forum Metropolitano degli Spazi, quello che vi spiegavo prima, e altre. E tutto questo partenariato è impegnato nel realizzare attività di scouting opportunità imprenditoriali, ingaggio di giovani e erogazione di servizi. In particolare per quanto riguarda lo scouting delle opportunità imprenditoriali, il partner Area Prossima ha realizzato una mappatura sugli ambiti territoriali di riferimento, in questi ambiti produttivi che abbiamo citato prima, quelle che sono le varie opportunità che ci sono presenti sul territorio. Ha fatto un'analisi qualitativa, quantitativa, facendo anche dei questionari somministrati alle imprese del territorio per tirar fuori dei dati oggettivi
su cui poi lavorare insieme ai giovani che cambiano le loro idee e per vedere quali tipologie di attività sono, in base alle loro idee, quelle più aderenti ai bisogni del territorio. Ad esempio, le attività di scouting in viaggio giovani viene tutta affidata al parco del Kilowatt, che si occupa di tutta la comunicazione del progetto, quindi di realizzare le grafiche, le locandine, gli eventi e di aiutarci a raggiungere quanti più giovani possibili, mentre le altre associazioni di categoria erogheranno materialmente i servizi di orientamento e accompagnamento. Questo è il nostro programma. Adesso siamo arrivati a giugno-luglio, quindi si fa un po' con il bando di selezione. I percorsi di accompagnamento e tutoraggio si concretizzeranno tra settembre e dicembre 2024. Nell'arco di tutto il progetto chiaramente creeremo momenti di scambio formale e informale con tutti i partecipanti per arrivare a fare un evento finale a mio circa verso febbraio. Il bando in particolare si offre un percorso di accompagnamento che durerà 3 mesi e si comporrà di vari argomenti e blocchi di attività, tra cui l'orientamento base sulla via dell'impresa, un approfondimento sui 3 anni specifici, delle ore di tutoraggio individuale dove con i partner esperti, quindi i consulenti esperti dei partner, si può lavorare direttamente sul proprio progetto al fine di restituire un business plan, una pianificazione dell'attività imprenditoriale. Poi ci sarà appunto l'evento finale, come dicevo, e incontri di scambio e confronto con gli imprenditori e gli uffici. E chiaramente anche tutto il supporto di visibilità e comunicazione che l'ente, città metropolitana, gli altri enti partner possono, come di Bologna, gli altri partner possono dare per dare maggior visibilità agli esiti del progetto. Il form di candidature che si trova sul sito, che è scaricabile, cioè compilabile online, bisogna accedere con lo SPID. Ci si accede scannerizzando questo QR code, si va sulla pagina di progetto dove c'è un bottone grande candidati qui, quindi si può accedere con lo SPID e successivamente iniziare a compilare il format, dove vi chiediamo di esplicitare l'idea di impresa, descrivere l'idea imprenditoriale e gli eventuali gradi di sviluppo. Può anche essere solo un'idea molto abbozzata, ma almeno un'idea su qualcosa ci deve essere. Esplicitare perché l'idea è riconducibile all'ambito selezionato, quindi c'è un flag dove bisogna indicare turismo, artigianato e mercato attivo e perché questa idea rientra. Su questo noi siamo disponibili a dar supporto, come dicevo, per l'identificazione degli ambiti di riferimento. Indicare come l'idea ha un impatto concreto sul territorio, quindi poniamoci la domanda ancora prima se la mia è un'attività sostenibile, che quello poi lo vediamo insieme, che tipo di valore sociale, culturale, anche economico, ok, può avere la mia attività su questo territorio dove mi voglio andare a localizzare, quindi capire le ricadute possibili che ci sono. Poi specificare anche come nasce l'idea e se viene fuori da un passaggio generazionale, una tradizione di impresa, ad esempio. Voglio avviare questa attività, voglio avviare questo progetto riprendendo un altro mestiere antico di un mio parente, di un mio vicino, il fabbro del mio paese sta chiudendo, voglio imparare questo mestiere prima di chiuda definitivamente. Tutte queste sono informazioni che a noi per noi sono molto importanti. Indicare l'esperienza lavorativa o la formazione pregressa, a noi non importa che si abbia esperienza lavorativa o formazione specifica nell'idea, ma ci interessa sapere il curriculum della persona sostanzialmente, anche per far emergere del perché, considerando il mio curriculum, mi voglio approcciare a un'attività di autoimpiego in questo settore. E quindi incontro l'ultimo paragrafo dedicato alle motivazioni. Guardate i criteri di valutazione. Il criterio di valutazione che noi abbiamo messo è quanto noi importante riteniamo questo blocco di informazioni, per cui sull'idea di impresa 20 punti, sul se ho già residenza in un comune dell'Appennino non molta importanza, 10 punti, se è un'attività di prevalenza femminile perché ci si può candidare singolarmente o anche in gruppo, quindi anche lì bisogna vedere il gruppo maggioranza di componenti femminili si configura una possibile futura impresa femminile, ho 15 punti. Se voglio dare continuità ad iniziative trasmissioni impresa o passaggio generazionale 10 punti, l'esperienza lavorativa vedete non ci
conta tantissimissimo, perché abbiamo messo 5 punti. Motivazione alla base della candidatura ci interessa molto, infatti gli abbiamo dato 15 punti. Il bando rimarrà aperto fino al 19 luglio, il 19 luglio si intende le 23.59 del 19 luglio, quindi avete tempo fino quasi allo scadere della mezzanotte. Vi consiglio di non arrivare all'ultimo minuto dell'ultima ora, perché poi la piattaforma magari ha dei problemi tecnici, non vi funziona lo speed, non riuscite a mandare via e purtroppo passata la mezzanotte noi non possiamo più ricevere candidature, tutte le candidature ricevute le dobbiamo considerare inammissibili. E le informazioni si trovano appunto sul sito del progetto, se avete dubbi potete mandare una richiesta via mail a questo indirizzo oppure contattare questo numero di telefono che sostanzialmente chiama la direzione sul mio cellulare, quindi potete parlare di come trovare le informazioni sul modo, come vi dicevo, anche per capire come poter inquadrare il progetto all'interno degli ambiti di riferimento. E adesso chiamo i partner del progetto che sono venuti qua, se voglio dire due parole più focalizzato sul percorso di accompagnamento che verrà erogato nei confronti dei ragazzi. Allora, dipende anche lì, progettazioni attualmente in corso che noi stiamo scrivendo per candidare ad altri enti, ora per ora no, però se tra un mese dovesse uscire un altro bando, ANCI o Regione o del Ministero, cui noi vogliamo partecipare, chiaramente come area metropolitana, tra con il premio Barresi, questo progetto, altri ne verranno fuori per sostenere le politiche giovanili. Prego, prego. Comincio io. Allora, noi siamo un'associazione di categoria, io rappresento professor Centi e sono una delle persone tutor che seguiranno le idee imprenditoriali selezionate, quindi le 15 persone che verranno selezionate poi verranno affidate ad ognuno di noi, dipenderà dalla tipologia di attività che è stata comunicata, perché ovviamente nell'artigianato la persona verrà seguita da CMA, se invece c'è un'attività che è rivolta al settore turistico o comunque agli eventi, magari verrà seguita da me o da un altro partner. Noi di fatto diamo tutta l'assistenza per far capire alla persona se l'idea imprenditoriale è perseguibile, a quali condizioni, quali sono gli eventuali finanziamenti, ma quali sono anche tutti gli adempimenti necessari dal punto di vista amministrativo poi per sviluppare l'attività. Dovremo fare dei business plan per vedere la sostenibilità dell'impresa, insomma vi dobbiamo seguire a tutto tondo fino al momento in cui l'impresa diventerà attiva, anche qui capire quali sono i costi, capire quali sono gli adempimenti, che cosa una persona sta facendo oggi e che cosa rappresenta l'attività lavorativa a livello personale, perché qui è un lavoro autonomo che quindi ha tutta una serie di caratteristiche che vanno comunque fatte presente e fatto capire molto bene che questo tipo di attività è un'autoimprenditorialità, quindi si è imprenditori di se stessi e bisogna sapere con molta precisione quelli che sono anche tutti gli adempimenti specifici. Quindi noi faremo questo fino a quando l'azienda non si avvierà o comunque cercheremo di far capire quali sono tutti i pregi e difetti di un'attività impropria. Sì, ma come diceva la collega, come CMA, come la CENTI, la sezione di categoria in genere, hanno proprio nel DNA il fatto di cercare di tutelare questi giovani imprenditori e cercare di supportarli e di aiutarli in questo passo, perché già aprire un'impresa è abbastanza complicato, è difficile e anche portarsi a diventare imprenditori non è un gioco da ragazzi, in più su territori magari come questi dove comunque si fa fatica perché l'imprenditoria delle due sta chiudendo piuttosto che aprire, è complesso e complicato, quindi la funzione della sezione di categoria è proprio quella di stare a fianco a questi giovani imprenditori
per cercare di supportarli in tutti quei ragionamenti che faceva prima la collega, cioè proprio dall'individuazione dell'attività che è necessaria sul territorio per capire se diventa un'attività proficua o meno, perché a volte, non so, capiterà anche a voi, magari avevano delle giovani territoriali che in quel determinato settore o in quel determinato territorio non ci stanno a dire molto, quindi il supporto delle associazioni è anche quello di dire guarda, cambia direzione, vai su qualcosa che potrebbe essere più redditizio per la azienda, perché vediamo negli anni che se non hai un supporto di questo genere, con una consulenza che va dal business plan alla questione della contabilità o delle cose paga, poi le aziende si perdono. Quindi il nostro supporto per essere partner ci piace esserlo, perché poi è il futuro anche dei nostri territori. Grazie. Sono domande? Questo non ci sarà un'eventuale proroga rispetto al 12 ad oggi di perché prima mi dicevi che ci sono 40 pratiche in lavorazione. Ci sono diverse pratiche in lavorazione di cui alcune già inviate. Okay. Per cui adesso il 19 luglio purtroppo anche le tempistiche dopo in cui noi dobbiamo rendicontare ad ANCI non ci consentono di mandare il bando di proroga. Perché noi abbiamo cercato, quando siamo entrati a parte di questo quale un po' decisionato la cosa, sia all'interno del nostro ufficio territoriale, dove abbiamo comunque i consulenti delle imprese che i giovani incontrano la comunità di imprenditori, ma anche sui nostri siti ufficiali, dove abbiamo inserito questi percorsi, se qualcuno pensa che queste due categorie sono un po' la parte iniziale oltre il comune, no? Dove andare a chiedere inizialmente delle informazioni, questo è uno di quelli che penso che abbia avuto delle domande di soddisfazione. Quindi speriamo di arrivare velocemente. Di solito ci hanno detto che tutti poi candidano all'ultimo. Sì, è normale. Aspettiamo, però purtroppo non siamo in grado di poter. Però vi dico che il form di candidatura, cioè sono veramente solo quelle le sezioni da compilare. Se uno ha un'idea, è una cosa che ci due ore, tre, se proprio voglio fare la brutta copia, la bella copia, le rispondo, non è che chiediamo cose molto complesse. Se uno l'ha impedita in molta, che manca qualcosa, è possibile eventualmente. Possiamo chiedere delle integrazioni, tanto accedendo con Speed noi già verifichiamo l'identità, per cui poi mi sembra che non sono nemmeno chiesti allegati particolari, a parte la carta di identità, mi sembra, per cui se vi verificate ve la richiediamo, però. È veramente molto molto semplice andare dalla candidatura. Bene, io ringrazio comunque. Dico due cose, sì. Nel senso che questa occasione di oggi è stata costruita perché c'è questo bando in prossima scadenza, questa colla di bando in prossima scadenza e c'è quella del 30 di settembre dedicata agli esercizi polifunzionali, quindi abbiamo pensato di creare questo momento, però è ovvio che le occasioni e le opportunità che derivano dalla regione, nel nostro caso anche dal GAL, perché noi siamo un'area GAL fino alla Nuova Bazzanese, sono continue e costanti, quindi rimanere, continuare ad utilizzare lo sportello progetti di impresa come punto di riferimento consente poi di cogliere le occasioni che via via arrivano, anche se magari quelle che abbiamo presentato oggi non sono direttamente quelle che possono essere adatte all'impresa, allo sviluppo della propria impresa. Quindi queste sono due grandi opportunità, però adesso ne arriveranno tante altre. Peraltro c'è la nuova programmazione del GAL Appennino Bolognese che uscirà proprio con l'autunno, dove ci saranno tutta una serie di nuovi bandi, nuove occasioni, nuove opportunità, e quindi è importante rimanere insomma un pochino collegati e avere gli sportelli di usati di impresa come punto di riferimento, perché se non è questa occasione è un'altra, ecco, ma le occasioni ci sono, l'importante è comunque essere informati e cercare di coglierle e cogliere appunto quelle che sono le opportunità che derivano da questo strumento, che come diceva giustamente Giulia si è anche colto l'occasione per implementare con questo bando specifico, questa occasione specifica. Non spaventatevi se magari non avete oggi
raccolto le informazioni che aspettavate, ma le occasioni sono veramente tante. Una domanda, ma che budget ha questo bando? Allora, questo è un bando che eroga per i beneficiari percorsi di accompagnamento gratuiti. Quindi tutte le risorse messe in campo da ricercatore finanziatore del progetto servono per materialmente pagare poi chi eroga i percorsi di accompagnamento, tutta l'attività dello studio che abbiamo fatto fare, della mappatura delle opportunità imprenditoriali, tutte queste cose qua costituiscono una risorsa importante per chi partecipa, che riceve un accompagnamento di qualità a titolo gratuito, perché se vuoi spiegare invece a fargli dire magari un business plan privatamente, costituirebbe un costo che in questo caso non c'è. È consulenza, in realtà sì. È consulenza alla struttura di un'attività, perché in effetti chiede una consulenza privata può essere oneroso e qui viene data gratuitamente a chi ha intenzione di aprire. Poi non è detto che il percorso si chiuda con l'attività, dopo andando avanti si studierà attentamente quali sono tutte le varie condizioni. No. Però ad esempio ci sono anche gli speech finali su eventi di credito, cioè magari si ha l'occasione di essere inseriti all'interno di qualche finanziamento a tasso agevolato dai possono uscire dei bandi, possono uscire contemporaneamente dei bandi, esattamente. Inizialmente bisogna avere conto, se corretto, io mi auguro di aprire delle attività, perché insomma i produttori che aprono le attività sono anche contenti perché creano qualcosa di loro, però inizialmente se non ha una base importante è necessario avere dei finanziamenti e spendere il meno possibile, però delle volte spendere il meno possibile non ti dà la garanzia di avere comunque un risultato di successo perché magari non approfondisci, non fai approfondire il consulente. In questo caso la consulenza è compresa all'interno di questo bando, quindi utilizzata. Allora, veramente è importante anche l'ingresso all'interno di una rete strutturata, perché poi una rete può far conoscere anche delle opportunità che possono derivare da luoghi o locali specifici, cioè ci sono determinati tipi di attività che magari si possono anche insediare all'interno di realtà già costituite piuttosto che di partenariato pubblico. Cioè tu per esempio prima parlavi di fisioterapia, ad esempio inserire un servizio all'interno di un centro sportivo dove si fa attività, cioè anche queste sono network e reti che si possono strutturare, consolidare nel momento in cui si viene incubati all'interno di un percorso comunque che è un percorso un pochino che evita di essere isolati in un momento nel quale isolati non va bene, diciamo, essere isolati non va bene. Diciamo che concretizza un po' l'idea che avremo appunto dal tuo avere nel non riuscirsi a muovere anche magari un singolo da solo. Da solo non ce la faccio, conosco altre persone, mi metto in rete, tutti insieme riusciamo a creare qualcosa con più punti di aggancio per magari lo stesso target per il clientela. Ci dividiamo le spese. Anche voi potete mettere in contatto se trovate un po', ad esempio lei, gli fisioterapisti che magari hanno lo stesso comune. Esatto. Oppure tre professioni medico-paramediche, esatto. Quindi hai un fisioterapista, uno che pratica terapie, cioè che fa psicoterapia, logopedia e uno può dire sì, cioè creare rete aiuta sempre tanto, soprattutto in questo momento. Io quindi ci vengo, ti ringrazio per l'ospitalità, come sempre. Grazie a voi e insomma. Le mandiamo sicuramente a presidente. Poi siete registrati per l'atto.
e quindi speriamo che sia il secondo di tanti altri. Esatto. Grazie.